Bentornati su Etica Artistica. In questo video parleremo di Nuccio Ordine, intellettuale calabrese scomparso il 10 giugno del 2023. E lo faremo parlando di tre punti fondamentali per non dimenticare il suo messaggio. Il primo punto è sicuramente la lotta alla visione utilitaristica del sapere. Nuccio Ordine si è sempre battuto pubblicamente contro una visione utilitaristica del sapere, una visione che vuole legare alle regole del mercato capitalistico anche l'istruzione, sia per quanto riguarda gli studi di area umanistica, ovviamente, sia anche quella scientifica, con il risultato che il moto principale della ricerca diventa l'utile e il profitto, invece che la molto più umana curiositas nei confronti del mondo. Ed è proprio in un suo libro, probabilmente il più noto tra i suoi al grande pubblico, ovvero L'utilità dell'inutile, che Nuccio Ordine sviluppa questi temi. Il secondo punto è la lotta alla burocratizzazione e licealizzazione delle università. Sempre nell'ottica di una critica alla visione di un sapere utilitaristico, Nuccio Ordine attaccava tutte quelle istituzioni che tendevano verso un abbassamento dei livelli di difficoltà del sistema universitario in modo tale da permettere a tutti gli studenti di passare in assoluta facilità qualsiasi tipologia d'esame. Il tutto, secondo Nuccio Ordine, seguiva un po' le regole generali del mercato, ovvero l'università, come anche l'esame, diventava un'esperienza da dover in un certo senso vendere allo studente. Ed ecco che questa parola esperienza pervade anche all'interno del mondo universitario. Infatti, come nella vita di tutti i giorni, tu ormai non compri una pizza, tu compri l'esperienza di mangiare una pizza. Tu non compri un'auto, compri l'esperienza di guidare quell'auto. Allora anche in ambito universitario, tu non vai a migliorare come persona, proprio a livello qualitativo, non vai ad acquisire delle conoscenze, ma vai a godere l'esperienza universitaria. E si può mai essere così perfidi da privare i giovani della loro esperienza universitaria? Non credo proprio. È opportuno ricordare, infatti, che in Italia le università che riescono a raggiungere l'obiettivo di laureare uno studente negli anni previsti dalla legge vengono premiate con finanziamenti ad hoc. Così l'università viene sempre più giudicata in base a parametri quantitativi e non qualitativi. E questo rende tutto il sistema universitario simile a quello delle grandi aziende. Quindi l'università diventa un'azienda e i clienti diventano gli studenti. Terzo punto fondamentale, il suo atteggiamento pubblico. L'elemento più importante, e che secondo me va a elevare poi anche i primi due punti, è l'atteggiamento che Nuccio Ordine aveva nei confronti del pubblico. Proprio pochi mesi fa ho avuto l'opportunità di partecipare a un convegno insieme a lui. Un convegno in cui sviluppò esattamente questi temi e lo fece con una schiettezza e una franchezza incredibile. Non sono pochi, infatti, i professori universitari e gli intellettuali che condividono le stesse idee di Nuccio Ordine. Però poi sono pochi coloro i quali hanno il coraggio necessario per attaccare pubblicamente le istituzioni su questi temi. Ad esempio, proprio in quest'ultimo convegno a cui ho potuto partecipare, Nuccio Ordine ha parlato diffusamente di un test che qualche anno fa era stato somministrato ai ragazzi italiani delle medie. In questo test si chiedeva ai ragazzi quanti soldi volessero o pensassero di guadagnare in futuro. E lui affermò, senza troppi fronzoli, che chi somministrò questo test ai ragazzi fosse un criminale, perché significava traviare i ragazzi e abituarli a una prospettiva utilitaristica fino alla più tenera età. Aggiungo poi un quarto punto bonus. Ci tengo infatti a precisare che Nuccio Ordine, infine, con tutte le sue battaglie, con tutti i suoi libri e in generale con tutto il suo lavoro, ha dimostrato come la Calabria non sia soltanto la terra dei prodotti tipici, del mare, dei paesaggi, ma sia anche ben altro, ovvero una terra ricca di cultura, ma una cultura che non è morta, perché è vero che è stata la terra dei Telesio, dei Campanella, dei Gioacchino da Fiore, però evidentemente è capace ancora di formare grandi intellettuali. E mi sembrava opportuno aggiungerlo alla lista dei tre punti, proprio perché Nuccio Ordine è stato un intellettuale che ha deciso, per scelta
quasi partigiana, di non spostarsi mai dalla Calabria. Con questo video perciò ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Nuccio. Siamo arrivati alla fine del video, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete mi piace e commentate qui sotto se avete delle considerazioni da fare, se avete ad esempio delle memorie, degli aneddoti rispetto a Nuccio Ordine, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo sempre qui su Etica Artistica con il prossimo video.